Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi un video molto chiacchiericcio, molto così, visto che ci stiamo avvicinando, si spera, alla bella stagione, ho deciso di... ho visto un video tag, ve lo dico già, di che cosa si tratta, ma l'avrete già letto insomma dal titolo. E niente, ho deciso appunto di farlo perché, come al solito, in altri video tag ho già risposto ad alcune di queste domande, però mi rendo conto che... Passatemi il termine, il mio canale sia abbastanza asettico, cioè non, guardando i video non riuscite a capire come sono io. E questo è anche voluto in parte, nel senso che il mio canale non è dedicato a me, ma a quello che faccio, quelle che sono le mie passioni e che spero di, diciamo, tramandare o comunque insegnare qualcos'altro. Qualcosa di nuovo a qualcuno o che stava cercando quel determinato argomento. Quindi non è incentrato su di me come persona, e quindi che cosa faccio durante la giornata o queste cose qui. Ogni tanto, ma poche volte, vi ho portato in qualche posto. O se avete notato, per esempio, se andate a vedere, vi lascio qua il video sulle vacanze a Creta, io non ho fatto dei video vlog. Perché sempre in quel caso sono in vacanza, comunque sono in un posto, io me lo godo, non penso a dover mostrare agli altri. Poi quando faccio il video faccio una cosa tutta insieme, insomma, dove metto magari delle foto, delle parti di video che però ho fatto per me stessa, in cui appunto mostro e poi faccio un video dove spiego, perché giustamente solo un video, diciamo, fine a se stesso, dove si vedono determinate località. Serve fino a un certo punto, va bene per chi magari vuole andarci, però per poterle vedere, però voglio dire, se ne trovano, ecco, non è quello il problema. Quindi capisco benissimo che insomma si possa capire poco, e quindi questi video tag danno comunque come possiamo dire, la possibilità, insomma, di sapere qualcosa in più. Questo nello specifico, in realtà, più che su di me, alcune cose. È proprio sul canale, proprio in toto, e quindi secondo me può essere utile, soprattutto per chi mi segue da poco, perché vedo che gli iscritti aumentano, non si sa come, comunque aumentano, quindi anche per i nuovi iscritti, per sapere, avere diciamo un quadro un pochino più completo. Per chi invece mi segue ovviamente dall'inizio, sono cose quasi tutte, insomma, che sa già bene o male. Allora, io questo video tag che si chiama Il mio YouTube. L'ho visto da Annalisa Superstar e sono andata a cercare chi ha ideato questo tag e mi sono segnata le domande, per quello che ogni tanto guarderò giù perché sennò a memoria non me le ricorderei. E l'ha inventato una mamma tuttofare. Io vi lascio il link qua sotto anche al suo video, giustamente. La ringrazio perché sono domande appunto semplici, alcune anche banali, ma che alla fine servono, cioè nel complesso del tag stanno molto bene, quindi anche se qualcuna, appunto, io ho già magari risposto in qualche tag precedente, non importa, rispondo di nuovo, non ci sono problemi. Quindi iniziamo subito. Allora, la prima domanda dice: perché hai aperto un canale YouTube? Allora, ho aperto un canale perché a un certo punto ho deciso, io seguivo già YouTube da qualche anno. Ad un certo punto mi sono detta, ma magari quello che faccio può interessare qualcun altro. E quindi ho cominciato a fare qualche video. All'inizio, come penso in quasi tutti i canali, non si ha tutta questa gran affluenza, tutte queste visualizzazioni, insomma, tutte queste cose qua. Quindi all'inizio uno ci sta anche un pochino male, però del tutto è normale. Continuo come continuo adesso, non ho grandi visualizzazioni, ma non mi importa. Ho dei video che, ad esempio, magari io questo ho notato sul mio canale, che va totalmente in controtendenza con quello, per esempio, che sono i canali di beauty, ok? E di vlog. Perché loro, quando caricano un video, hanno il picco di visualizzazioni nelle poche ore successive all'upload, insomma, diciamo alla pubblicazione del video in sé. Io invece sono all'esatto opposto, per il mio canale funziona esattamente proprio la cosa opposta. Nel momento in cui io lo carico e lo pubblico, sì, ho delle visualizzazioni, qualche interazione, perfetto, ma
comincia, diciamo, ad essere un po' più conosciuto, probabilmente perché viene condiviso, non lo so, molto dopo, qualche mese dopo di solito. Quindi continuo a farli normalmente, cioè non vado a vedere più di tanto, eccetera. Quindi ho cominciato semplicemente per questo, mostrare quello che faccio a qualcun altro. Può essere utile, perché poi, beh, dopo c'è un'altra domanda, quindi non vi rispondo adesso. Quello che tratto, ho pensato, può essere utile a qualcuno. E vado alla seconda. Quali contenuti proponi? Allora, agganciandomi alla domanda precedente, allora ho iniziato quasi esclusivamente con la pittura su vetro, perché ho girato su YouTube e ho visto che praticamente non se ne parlava. In YouTube Italia assolutamente niente, sto parlando di un po' di anni fa, adesso qualcosina, magari qualche contenuto c'è anche, non lo so, sinceramente non ho più guardato. Però quando ho iniziato io, stiamo parlando del 2011, mi sembra, dovrebbe essere 2011, non vorrei sbagliarmi, comunque quegli anni lì non c'era niente, e anche in inglese c'era veramente poco, in francese di nuovo nulla, e quindi ho detto, ma mi sa che se faccio anche qualcosa può essere utile, e quindi ho iniziato con quelli, e continuano ad esserci, cioè la pittura su vetro non è stata per niente abbandonata, anzi, solo che nel creare il video, diciamo che una creazione non sempre può essere fatto un video, anzi nell'80% dei casi no, perché ci sono tanti passaggi e i video diventerebbero veramente troppo lunghi. Dividerli in due, in passato l'ho già fatto, ogni tanto lo faccio, però mi accorgo che non sempre, cioè anch'io preferisco, se guardo un progetto, arrivare alla fine del video e aver capito tutti i passaggi, quello che c'è da fare, eventualmente il materiale da acquistare se non ce l'ho lì. Quindi cerco di non spezzarli, se mi è possibile, il che diventa veramente difficile. Io vi faccio un esempio, un progetto qualsiasi, dove uno ci lavora anche solo fosse un mese, perché spesso un mese è anche poco, raggrupparlo, racchiuderlo tutto in 10-15 minuti è veramente nulla. Quindi cerco di fare alcuni video, cioè di fare video sulle cose un pochino più semplici, oppure farvi vedere solo alcune parti, che però ovviamente vi servono per realizzarlo, cioè oltre a quello non c'è null'altro, ecco, voglio dire. Quindi ecco, cerco nel limite del possibile, non sempre è possibile, ecco, per quello che di pittura su vetro vedete di meno. Vi ho fatto all'inizio alcune recensioni di colori, ok, che comunque continuo a utilizzare, insomma non è cambiato niente da allora, quindi mi sembra inutile riproporre delle cose che ho già fatto. Eventualmente, se vi possono essere utili, potete chiedermi dei materiali, delle cose, vi posso anche farli dei video, non c'è niente di che, ecco, insomma fatemelo sapere in qualche modo. E quindi quello più uncinetto. L'uncinetto è arrivato qualche anno dopo, anche perché invece quello è un'altra cosa, nel senso, c'erano già tanti video di uncinetto, soprattutto in inglese, in italiano qualcosina cominciava anche di uscire, e io ho detto, ma perché lo faccio? Cioè, se ci sono già altre persone che lo fanno, non vedo l'utilità. Poi mi sono detta, ma sì, ci provo, e poi in realtà vengono chiesti parecchio, soprattutto alcune cose nello specifico, perché più volte mi è stato detto che spiego bene. Non so, anche per esempio mi viene in mente tutta la serie sui punti base, e adesso sto facendo alcuni punti più difficili, ok? Quindi appunto più volte mi è stato detto, spieghi bene, fai mostra dei progetti che fai o queste cose qua. Anche qui il discorso è di nuovo lo stesso, io non posso farvi vedere per esempio una maglia da donna all'uncinetto, perché mi ci vanno ore e ore di girato. Quindi io posso farvi vedere, magari, che ne so, se avete difficoltà, come cucire la manica allo scalfo, no? Oppure come assemblare magari vari pezzi, o insomma queste cose qua, cioè delle parti, ma non potrò mai farvi vedere il tutto perché è veramente lungo. Quindi qualcuno lo fa anche, però effettivamente, cioè, diventano 10, magari 12 video solo sempre sullo stesso argomento, no. Se sono alcune parti o se qualcuno trova difficoltà, sì, trovo una cosa utile,
ma così c'è da andare avanti mesi praticamente a guardare video da 10-12 minuti e fare pezzettino per pezzettino? Assolutamente no, no. Per quanto mi riguarda, alcuni canali appunto lo fanno. Cose un pochino più piccole, sì, è più fattibili, sono più veloci, allora quello sì. Quindi questi sono, diciamo, i due macro argomenti, contenuti. Poi ogni tanto faccio qualche video tag, ogni tanto appunto vi porto magari in qualche posto che dove sono andata, qualcosina così, diciamo, al di fuori. E poi ho fatto alcuni video, e qualcuno deve poi ancora uscire, altri ne devo girare, dove per esempio, però sempre nell'ambito del diciamo fai da te, del lobbista eccetera, sulla partita IVA, sì e no, cioè se averla o no, su per esempio come organizzare la giornata lavorativa, come superare il momento di sconforto, come non so dove vendere le proprie creazioni. Lì ho fatto per esempio più video perché vi ho parlato di diversi marketplace, tutti online, quindi ecco, per esempio, però fanno sempre parte, cioè va bene sia per quanto riguarda la pittura su vetro sia per quanto riguarda l'uncinetto, su tutte e due, quindi è sempre quella sfera. Poi terza, qual è la frequenza dei tuoi video? Allora io ho un video al giovedì, normalmente esce, quindi un video a settimana, alle 3 di solito, e basta. E ancora grazie che riesco a caricare un video a settimana, perché ho tanti altri impegni. Per me questo appunto è un hobby, va bene condividere, però condivido e registro quando ho realmente tempo e voglia di parlare davanti a una fotocamera, se no non, assolutamente non mi obbligo a farlo, ma nel modo più assoluto. E anche perché se no in video tanto lo vedreste che non ho voglia, quindi non c'è, non è che posso nasconderlo in qualche modo eccetera, quindi preferisco registrare. Magari un giorno posso anche registrare 2 o 3 video e poi caricarli con calma, un'altra volta ne registro solo uno perché ho il tempo solo per uno. Ecco, quindi alcune volte capita che un giovedì salti il video perché non riesco, non sono riuscita magari a caricarlo, a montarlo eccetera, quindi non è sempre detto. Diciamo che in linea di massima il giovedì alle 15 c'è, tranne luglio e agosto, dove sono in pausa. O meglio, non carico video, a meno che non siano appunto vacanze o giri da qualche parte, insomma, in cui vado con la mia famiglia. Allora magari se decido di caricarlo, allora magari carico qualcosa, ma ecco, luglio-agosto normalmente no, me l'ho fatto quasi sempre, insomma, forse dal secondo anno che ho questa programmazione, diciamo. Quali sono le tue passioni su YouTube? Ma allora io su YouTube ascolto molta musica, seguo molti artisti, poi seguo qualche canale su, diciamo, prodotti finiti, ma non solo beauty, per la casa, in generale, diciamo, non solo appunto, che ne so, trucchi eccetera, un po' in generale, e poi seguo, che mi piacciono appunto anche dei vlog, ma fatti magari in posti dove magari, non so, sarei curiosa magari di andare, e allora vado magari a vedere un attimino così, però basta, anche perché sto seguendo poco su YouTube. Una volta seguivo molto di più, adesso su YouTube Italia seguo veramente poco, ve lo dico già, seguo molto di più su quelli stranieri. 5. È fatto, faresti collaborazioni? Allora, fatte sì, ho fatto con Lucy Medici, avevo fatto un video insieme e basta, che io ricordi, non vorrei sbagliarmi, e sì, mi sembra di sì. Faresti sì, dipende da che cosa mi viene proposto, cioè io non, sul mio canale non vado al di fuori di determinate cose, quindi o mi viene proposto una cosa magari anche totalmente nuova, però mi entusiasma, dico ok, la faccio, altrimenti quelli più o meno sono gli argomenti, quindi uno, per carità, può sempre proporsi, non è quello il problema, però sì, dipende dal tipo di collaborazione. Comunque sì, con aziende non ho mai collaborato, non credo di collaborare. Mai dire mai, però non penso.
6. Quali sono i tuoi youtuber preferiti? Allora, ho deciso che non faccio nomi. Diciamo che sono, allora, inglesi e francesi, quelli preferiti. Ma appunto, ho deciso di non far nomi. Sono molto famosi, qualcuno anche, insomma, meno. Che caricano meno famosi, ma caricano anche meno video. Però sono persone, diciamo, più normali, dove fanno video molto più alla buona, magari con il telefono, tutto che si muove, non importa, ecco. Però mi piace la persona, almeno da quello che si vede e si sente nel video, quindi le seguo per questo motivo qua. Con quale youtuber andresti a prendere un caffè? Sinceramente non lo so, perché appunto in video, bene o male, uno si mostra, diciamo, in modo diverso, nel senso che cerca sempre di essere un pochino, che ne so, curato, eccetera, no? Quindi, anche se magari nella vita reale non lo è mai, poi magari nel video in realtà lo fa. Quindi non sei mai tu al 100%, magari al 99% sì. E quindi da quello che si vede nel video io non so l'altra persona in realtà com'è, quindi non posso dire andrei con Tizio o Caio a prendere il caffè, perché non... magari rimarrei totalmente delusa, quindi evito a priori. Quale ti sembra quello più snob e lontano da te? Ma anche qua sempre un discorso generale, quelli che registrano qualsiasi cosa facciano durante la giornata, quelli sono molto lontani da me, perché io non avrei proprio il tempo materiale, non per il montaggio video, che anche lì ci vuole un sacco di tempo, ma proprio per registrarmi durante la giornata, cioè... fai questo, poi corri da una parte, vai dall'altra, prendi il bambino a scuola, fai compiti, cioè non avrei proprio il tempo materiale, quindi non lo vedo totalmente come se vivessero su un altro pianeta, ecco, diciamo così, per cui sono lontanissimi da me. Hai imparato qualcosa da YouTube? Ma certo, da YouTube ho imparato la parte, diciamo, make-up, insomma, sì, alcune cose che appunto, strumenti anche che non conoscevo assolutamente, quindi la mia curiosità, no, è andata alla grande, ma ho imparato anche molte, per esempio tutta la nomenclatura americana dell'uncinetto. Io sapevo già lavorare all'uncinetto con la nomenclatura ovviamente italiana, però ho imparato, cioè tramite i video io ascoltavo, all'inizio guardavo, ho imparato che ne so, slip stitch vuol dire maglia bassissima, e quindi io adesso effettivamente mi trovo meglio col linguaggio americano che non con quello italiano, tant'è che i miei schemi sono tutti in inglese americano, in americano insomma, perché la nomenclatura cambia, la dicitura rispetto all'inglese dell'Inghilterra, insomma del Regno Unito, perché niente, mi ci trovo talmente bene che ormai io vado più con quella che non con quella italiana. Ultima, il tuo più grande desiderio youtubiano, sparla grossa. Non ho idea, ma allora diciamo che mi piacerebbe magari poter fare dei video in collaborazione con qualcuno che condivide il mio modo d'essere, insomma, di pensare determinate cose, e che quindi si possa trasmettere insieme, quindi con quest'altro canale, con quest'altra persona, tutta una serie di cose, tutta una serie di pensieri, di magari di idee nuove, eccetera, di sperimentazioni anche. Ecco, questo sì, mi piacerebbe, magari non lo so, con, io la butto lì, uno stesso filato, stessa quantità, stesso uncinetto, tutto uguale, la base di partenza, tu che cosa faresti e io che cosa magari vorrei fare, e vedere due progetti, magari stessa identica base di partenza, ma io con la mia fantasia o comunque con quello che piace a me farei determinate cose, un'altra persona farebbe una cosa totalmente diversa. Ecco, questa per esempio è una cosa molto carina che si potrebbe fare. Alla base, quello che penso è che alla base della collaborazione bisognerebbe conoscere l'altra persona, secondo me, ma anche non conoscendola, chi si propone dovrebbe pensare, uno si può anche proporre per un video solo, va benissimo, ma se ha in mente qualcosa di più continuativo, pensare di mantenere la parola data,
E questo non è semplice, perché è facile dire sì, collaboro con te, fai un video, il secondo sei già in ritardo, il terzo aspetti dei mesi, il quarto non ti risponde più. Ecco, questo no, io non sono fatta così, quindi è una cosa che proprio non mi piace. Però chi appunto dall'altra parte si propone o che ha delle idee, perché va benissimo avere le idee, però poi bisogna pensare, riesco a mantenerlo? Ce la faccio? Perché gli imprevisti ce li abbiamo tutti e su quello non c'è dubbio, però poi bisogna appunto, perché mantieni comunque una certa, cioè la tua parola con un'altra persona, quindi come l'altra persona magari diventa matta per registrare ed essere in tempo a fare tutto, ovviamente anche dalla tua parte, ecco, direi che può anche essere solo il minimo questo, no? E niente, quindi questo è tutto. Vi do un consiglio, se, visto che io non ho fatto nomi, i canali che seguo sono pubblici, quindi potete andarli a vedere dal mio canale, non c'è niente di nascosto. Ci sono anche canali, credo che ormai non caricano quasi più niente, ma io l'iscrizione la lascio perché appunto sono persone che comunque mi piacciono, quindi boh. E niente, questo è quanto. E io spero che vi sia piaciuto, spero che lo facciate, ringrazio ancora una mamma tuttofare per questo tag e ci vediamo al prossimo video. Ciao!